con edema femorale e con le stampelle al terzo piano di un palazzo che ha costruito un architetto ubriaco e senza ascensore, con un gatto, diciamo nella dimensione del disagio. Ovviamente mai come altra gente che ha sofferto davvero, però ecco lì non ho avuto manco davvero, ero ritornato ad aver paura di scrivere un po'. Poi invece finito il lockdown ho avuto una spinta che mi ha portato a chiudere un paio di testi. Quindi tutto sommato il lockdown è stato nel blackout che abbiamo vissuto tutti, anche una spinta per avere molta più fantasia, no? Si poteva fare solo quello, immaginare in quei giorni. Infatti la parola blackout, non proprio la parola, ma il concetto di buio ricorre un po' in diverse canzoni. Il protagonista della prima canzone che vi abbiamo fatto ascoltare fino ad oggi, che era Arachiri, ha questa sua luminescenza, diciamo, perché si veste di bianco e, come dico nel testo, sembra una lucciola. Ma in realtà anche le Abbagnale, che sono le protagoniste di un'altra canzone, si incontrano, secondo la mia fantasia, mentre scrivevo il brano, nell'androne di un palazzo con una candela. E diciamo che nel disco c'è anche il disagio, però il disagio non prevale. Io penso che prevalga l'uscita, diciamo l'uscita di sicurezza, un filo di luce, un taglio di luce sotto la porta, quantomeno, perché le Abbagnale, quelle due ragazze nell'androne del palazzo, avrebbero benissimo potuto ignorarsi. Invece si incontrano in quel momento lì, evidentemente proprio perché questo buio le avvicina molto. È un buio che abbiamo attraversato tutti e che stiamo francamente vivendo ancora, che un po' alla volta si sta riaccendendo. Questa è anche la giornata di oggi, è l'occasione, no? Per guardarci davvero con un po' più di luce. Diciamo che è un buio che sono riuscito a superare nel momento in cui ho scritto il testo di una canzone che è per me una pepita del disco, che si chiama Il tuo ricordo, dove il presente vince sul passato. E questo a dimostrare che per me nessuno ti può obbligare alla speranza, ma io ci credo. Nonostante di natura possa sembrare sempre un bicchiere mezzo vuoto, più che un bicchiere mezzo pieno, io credo molto invece nel tempo che stiamo vivendo e non necessariamente, non vivo nella nostalgia, ecco. Ma no, no, diciamo che mi ha sorpreso tantissimo, mi hanno sorpreso molto le parole di Cremonini, perché pur non frequentandoci è emerso, perché non, viviamo nella stessa città, ma credo che abbiamo da un punto Non di vi vista. conoscete tutti a Bologna? No, 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 io ad No? esempio so che Calcutta vive a Bologna, ma non l'ho mai incontrato, per dire, no, non, non, poi magari stiamo tanto in casa tutti quanti. Però ecco, Cesare è un artista che ammiro molto e non è però una persona che ho mai frequentato. Ci siamo sempre sentiti ogni tanto, ma veramente ogni tanto significa ogni qualche anno, al telefono, e quando io devo fare un complimento non sono anche lì obbligato, se mi esce lo faccio. E quando è uscito il suo ultimo disco, ricordo che l'avevo chiamato perché c'era una canzone che mi piaceva tantissimo, proprio, che avevo consigliato, come già avevano fatto tutti i suoi discografici, di puntare tanto su quello. Ma mi ha molto emozionato perché ho visto che ha raccontato questa nostra vicinanza, proprio geografica, perché abbiamo vissuto praticamente nella stessa via, nello stesso quartiere per tanti anni, e l'ha espresso con delle parole da gentiluomo proprio, da principe. Poi ovviamente anche tutti gli altri, da Giuliano, dei Negramaro, da Andrea Mangetta, da Fratelli d'Innocenzo, sì, mi hanno fatto ieri questa sorpresa di postare la copertina su una loro storia. E devo dire che ovviamente non lo aspettavo, però non vi nascondo che prima che uscisse il disco, cioè fino ad oggi, io non ho spedito il disco in giro, ho spedito soltanto a loro una canzone.
No, perché possa essere, non so, in futuro magari ci possa essere un video. No, perché devo tanto a tutti i registi che ho elencato dentro al disco, che hanno arricchito, hanno fatto compagnia alla mia fantasia, e poi peraltro quando si fa un elenco è ovvio che per errore e dimenticanza ce ne sarà sempre qualcuno che ho tenuto fuori. Però in particolare loro due, sia con il primo film che con Favolacce, mi ha fatto sentire, non so, ho empatizzato tantissimo con il loro modo di proprio la loro visione, ecco, con la loro visione e anche con la sceneggiatura che porta secondo me, dei dialoghi molto, molto, molto rivoluzionari da un punto di vista. Cioè proprio l'incipit del film è una cosa indimenticabile. Quindi insomma sono stato felice, gli ho mandato appunto il tuo ricordo e gli ho detto mi fa piacere che lo teniate in ostaggio voi fino a